chi ha sfiorato più o meno riconoscimenti tipo Heroes and Trouble, Vampire and Lamb, no, Viper and Lamb. Viper and Lamb. Poi c'erano Mindset, il trio dei disbarbati che dicevo prima, i Be Cute e Be Quiet. Be Quiet. E la cosa interessante è che c'è qualcuno sconfinato, abbiamo anche qualche reggiano, qualcuno che arriva da fuori. E la collaborazione, soprattutto quest'anno c'è anche la collaborazione con l'Avis, rappresentata anche formalmente in questo momento, che sarà presente a tutte le serate. E sarà presente anche musicalmente. Perché questa è una sorpresa. Perché quest'anno cerchiamo i ragazzi, giusto, gli sbarbati del secolo scorso, che fanno un po' di rock. È un nome ufficiale, però, ragazzi, per quanto riguarda il rock progressivo. Perché cerchiamo davvero, noi giochiamo molto su quella mescolanza che ti ho detto prima. Quindi abbiamo stile, soprattutto età, dai 13 fino in su. Oltre 60, purtroppo. Sì, over. Quindi un po' sia come generi che come... Sono tutte le età. Sì. Sì. Il nostro sogno è di riuscire ad arrivare sempre nell'opportunità e nell'importanza proporzionata, e di riuscire ad arrivare ad avere poi anche il singer, il solista, il cantautore proprio, sai, quello proprio da strada, no? E la prossima edizione apriremo anche a singer e a solisti. E l'anno scorso che aveva vinto? No, 12%. Scritto proprio 12 il numero per cento. E loro non partecipano? No, perché sono sciolti. Viene però il frontman Cristiano sarà in queste giurie che ti anticipavo prima, specializzate, che cambiano di volta in volta, sarà uno dei giurati. Adesso che ti sei seduto, abbiamo finito. Esatto. Aggiungo solo che... No, aggiungiamo gli sponsor, perché quest'anno... Quest'anno abbiamo l'iniziativa, diciamo, che è scissa in due parti, nel senso che c'è la parte tecnica, musicale, ludica e ricreativa, che ha una sua linea d'orientamento. Poi abbiamo associato un'iniziativa che riteniamo importante, che è di natura benefica e solidale, nel senso che abbiamo associato l'iniziativa insieme, in collaborazione con l'azienda ospedaliera, dalla Rosa Prati e Maria Luigia, che daranno la possibilità a un bambino eritrea di avere un impianto cocleare, quindi della sua vita poter, tra virgolette, rivivere, e quindi non avrà nessun costo e sarà tutto a spese di questi, chiamiamoli sponsor, chiamiamoli come vogliamo, per cui la parte medica e scientifica sarà trattata gratuitamente dall'azienda ospedaliera, dal dottor Bacciu, che sarà quello che fa l'intervento tecnico, quindi l'azienda non vorrà nessun soldo, ci sono i problemi tecnici con l'ambasciata, ma quello lì con la salute. Allora vogliamo far sì che un'iniziativa che sopporta giovani, ma non solo, venga conosciuta tramite questa iniziativa musicale, quindi secondo noi riteniamo sia importante far sì che dimostrare che le iniziative che vengono svolte non sono solo fine a se stesse, ma che hanno anche un obiettivo di, in questo caso, che non è solo quello di riconquistare spazi importanti della città, che sono adesso abbastanza in difficoltà, ma anche dare dei segni concreti che si può fare qualcosa anche divertendosi e facendo divertire. Recupera bene, perché hai visto che c'è il ritardo, ma poi recupera che... Se non... Va bene, vi ringrazio. Okay, grazie a te, grazie, ciao. Tanto prendevo appunti anche a lei, che è il mattino. Poi per quanto riguarda il coinvolgimento di marchi storici di Parma a livello musicale, anche quest'anno riconfermiamo la collaborazione con Davoli, un negozio storico proprio a Parma, lo studio di registrazione di Nicola Gambara, che sono poi premi che verranno messi in palio per i vari partecipanti del concorso. E la new entry di quest'anno, la collaborazione con l'Accademia,
una sorta laboratorio di musicale. Laboratorio musicale polivalente, sì, che sì, metterà in premio delle lezioni gratuite, lezioni pratiche gratuite a ogni membro del gruppo che poi verrà premiato, ogni strumentista e ogni componente. Quindi c'è l'aspetto ludico, ma anche un aspetto, diciamo, di riconoscimento, anche a livello di premi, proprio per i gruppi che parteciperanno all'iniziativa. Sì, è una serie di special televisivi che quello sì, verranno rivelati di volta in volta dalla stampa, insomma, ad appuntamenti o... Beh, questo lo posso andare a dire, nel senso... Sì, sì, no, ma dico adesso, però non sono, almeno io non sono in grado di dire quando... comunque il mercoledì. Però insomma dico lì sarà una forma più precisa, informeremo. Alessandro Vocelli che ci cura la parte tecnica dei filmati, che fornirà appunto i documenti a TV Parma, e dovremmo, sempre che vada come sentiremo anche lui, visto che sta seguendo anche in diretta, se riusciamo a montare tutto per il martedì, il mercoledì verrà consegnato di Uparmi, quindi c'è l'appuntamento che seguirà sempre il venerdì, il mercoledì. Quindi ogni mercoledì riporterà il filmato del venerdì precedente. Si salta ovviamente agosto, ci si ripresenta al 5, poi al 12, con la finalissima, che ovviamente sarà anche quella poi ritrasmessa sempre il mercoledì. Ah, ecco, fermo restando il tempo, che comunque ci sono delle date che abbiamo eventualmente messo a disposizione se ci fosse il maltempo, abbiamo chiesto, quindi in ogni caso verrà recuperata senz'altro la data, quindi se non sarà il venerdì potrà essere il sabato o addirittura il venerdì successivo. Quindi, collaborazione con l'Avis anche. Poi quest'anno, ecco, bravissimo, abbiamo l'Avis che collabora e sarà sempre presente con un gazebo informativo, e che tra l'altro parteciperà anche fisicamente, tra virgolette, dando l'idea che la manifestazione sarà non solo limitata ai giovani, perché ovviamente quando sei giovane si tira ai giovani, quando sei ma non è che giovani, tutto questo l'hai messo in piedi per via che ti ritroviamo te con il basso a cantare Alain Barrier, no? Che non farcire un po' con un po' di Beatles, no? Perché sarà... lui oltre ai Beatles e Mutfero anche io vedo te, mi ascolta te, e più ti amo. Va bene, cantato. L'ha fatta anche Battiato, quindi vuol dire che il pezzo non era poi male. Altre cose? Quindi diciamo che come Avis ci interessava in modo noi, guarda, è una credibilità aggiunta. Ecco, siamo in un ambiente di giovani. Credibilità aggiunta. Per lanciare così. Infatti ci lavorerò, vedrai anche quando. Ci lavoreremo anche sul fatto di lavoreremo molto sul fatto di farlo sapere ai giovani, soprattutto perché le intuizioni di Fabrizio sotto questo aspetto e insomma di chi sono sempre sono lì documentate e vedibili, quindi importanti. Io ieri l'ho detto alla Gazzetta, alla Simona Collini, ho fatto l'intervista radiofonica, ho parlato un po' di questo, la tua l'aggiungo perché ne faccio un'altra la prossima settimana ancora, sempre radiofonica. Sì. E quindi, poi per i contatti ci sono tutte le notizie anche sul nostro sito, che è www.inostriborghi.it, e anche la pagina Facebook proprio relativa a Borgo Sound Festival. Noi abbiamo un recapito loro da mandargli anche del aggiornamenti del mattino. C'è la loro pagina Facebook. C'è? Sì. Perfetto. Che così li mandiamo già, se li abbiamo da un'altra parte i nomi dei gruppi, li ne mandiamo già. Sì, infatti. Mandiamo tutto. Perché... direi che a posto, grazie.